Buongiorno e ben ritrovati fratelli e sorelle rossonere, benvenuti e bentrovati sul canale ACM Style. Mi raccomando, io non lo dico sempre, lo dico ogni tanto, se ancora non l'avete fatto, iscrizione, campanellina, ok? E mi date un supporto. Detto ciò, chiariamo quello detto stamattina, perché poi sembra che parlo cinese, io non lo so veramente. Io stamattina non mi ho dato ragione all'arbitro, ho detto come un regolamento male interpretato sia stato a sua volta appunto interpretato nella mente dell'arbitro e l'ha portato a fare quelle scelte che sono paradossali e assurde. Chiaro è una cosa è molto chiara: non siamo simpatici, ok? Non siamo simpatici ai nordici. Okay, chi ha orecchie per intendere intenda, non siamo assolutamente simpatici a queste persone, non piacciamo, le squadre italiane non piacciono, anche perché nella parte della Juve c'è stato un altro episodio molto dubbio su Cuadrado con un rigore non assegnato, non piacciamo, non ci vogliono in Champions League, non lo so per quale motivo, però sono sempre così, no? Perché ricordiamo poi anche l'anno scorso, però non si vive di ricordi perché la vita va avanti e perché le partite arrivano e si va avanti a testa alta, sempre a testa alta, perché ieri sera ragazzi hanno fatto una gran bella partita. Mi ha sorpreso e mi ha fatto piacere ascoltare le parole di Tonali, parole davvero capitano, perché secondo me il capitano dovrebbe essere Tonali, ragazzi, qui ve lo dico e non lo nego, parole che non le manda a dire, che ha parlato appunto d'arbitraggio, ha detto quello che pensava e lo ha fatto bene, sempre con educazione e rispetto, come ha fatto lo stesso Pioli che ha chiesto se non c'era il VAR in una situazione del genere in faccia all'arbitro. Vabbè, ormai archiviamo, l'abbiamo persa, non si torna indietro, nessuno ci farà tornare indietro. Non verrà punito l'arbitro nemmeno per questo, perché non verrà punito. E si va avanti così, ragazzi, si va avanti nella buona e nella cattiva sorte. Detto ciò, una bella notizia, ragazzi, è che è stata respinta la richiesta del Lille da parte del Tribunale federale di non accollarsi la spesa della multa di Leao. Quindi Lille dovrà accollarsi parte della spesa della multa di Leao. Non si sa ancora in quale percentuale, però questa può essere assolutamente una buona notizia in ottica rinnovo, perché dovendo Leao, che ha già, ricordiamo, il 20% dello stipendio pignolato, sta già pagando, quindi pagare meno, quindi pagare una parte minore di quello che dovrà dare allo Sporting, questo inevitabilmente peserà anche su quello che il Milan dovrà fare con Leao, perché ricordiamo che una delle clausole per ottenerci Leao era quel semi-ricatto: vuoi Leao, mi paghi anche la multa, cosa che, ripeto, io non ho mai compreso, ma la comprenderò. Però ora la cosa è diversa, i soldi da mettere sul piatto saranno sicuramente diversi e questa è una buona cosa. Come ha detto lo stesso Maldini, ok, qualche giorno fa, e io l'ho detto e lo continuo a dire da più di un mese, poi adesso me lo conferma anche Maldini, è che Leao va rinnovato prima del Mondiale, ok? Leao va rinnovato prima del Mondiale, ce l'ha detto anche il nostro Paolino, ha detto le stesse parole, Leao va rinnovato prima del Mondiale, perché sanno benissimo che dopo il Mondiale diventa altamente pericoloso, si è veramente a rischio di perdere questo giocatore. Io non voglio perderlo e credo neanche voi, però chiaro, io sono io, voi siete voi, i soldi sono i loro, comandano loro, le scelte le fanno loro, e non sappiamo come potrebbe finire. Spero bene, ma questo bene deve essere legato anche secondo me ai risultati, perché se Leao vede i risultati sicuramente è motivato e sta bene, ha voglia di stare bene e continua il percorso nella squadra, cioè nella nostra squadra. Detto ciò, aggiungiamo la piccola chicca di mercato: si parlava che già a Londra il Milan, nella figura di Maldini eccetera eccetera, si erano intrattenuti a parlare con la dirigenza, hanno fatto un incontro a Londra con la dirigenza del Chelsea e l'hanno fatta anche qua a Milano prima della partita, per parlare appunto di un giocatore, un difensore che avete visto preso anche ieri sera, Chalobah, un giocatore di 23 anni che finora in campionato col Chelsea forse ha fatto solo due presenze, non è un giocatore per il Chelsea indispensabile, è un giocatore che può tranquillamente partire, è un difensore centrale che fa anche il mediano,
e il Milan pare che Maldini parla che abbia messo gli occhi su questo giocatore e si parla di una cifra, attenzione, intorno ai 20-25 milioni. Probabilmente si potrà fare con la stessa formula di Tomori. Perché il Milan va su un altro giocatore, un difensore, un mediano? Perché mancano delle garanzie tecniche. Probabilmente anche Malik Ciao non è la garanzia che Pioli voleva. Kier è quello che è, nel senso che è un giocatore che ha la sua età e non è tanto per l'età, ma perché è sempre pieno di acciacchi. Gabbia sta facendo bene, però fino all'altro ieri Pioli non lo voleva vedere in campo. E probabilmente è un rinforzo che va bene sia per la difesa che davanti alla difesa, per aiutare il Milan. Quindi questo Cialoba potrebbe essere, secondo me, un'operazione a Tomori, e Maldini lo vorrebbe già a gennaio. Si parla di questa indiscrezione che Maldini vorrebbe averlo già a gennaio, ok? Già a gennaio, e sarebbe una cosa veramente interessante, anche se onestamente quei soldi in questo momento lo spenderei per una posizione molto più avanzata. Però i soldi non sono i miei, non sono i vostri, decidono loro. Evidentemente, se Stefano Pioli fa determinate richieste, è perché ritiene opportuno che queste richieste vadano in quella direzione. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto su quello che abbiamo parlato stamattina. E sempre Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio!